Era 15 giorni che mangiavamo senza sale. Poi capire, andavo a mangiare, allora prendevi quel fagiolo, un pezzo di patate e poi buttavi via tutto. E e sale, dove do, 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 vai? Allora c'era una staffetta di un uomo che veniva su e ci aiutava, di Diego. Di Dice, fanno rifornimento alla Monte Catini e i 15 tutti i mesi si portano sale, ci portano eh, pasta. Bisogna studiare e andare giù. Allora Alfredo Basino è un capitano degli alpini che era venuto su con noi, che aveva il tabacchino, a Piazza del Re. Dice: stu bisogna studiare, andare giù e prendere tutto. Viene su e si mettono d'accordo, Dice: e i 15 si arriva il rifornimento alla Motratini, perché avevano la cucina per gli operai, no? Dice, andiamo giù e ce la portiamo via tutta. Però, come facciamo? Due partigiani che erano lassù con me, Brico che è morto, che sarà 5-6 mesi, e Daniele Donato che era di Castiglione dei Genovesi di Salerno. E, e veniva dalla, dalla Germania in San Marco poi è venuto con noi. Si sono vestiti da San Marco, uno brico sargente, l'altro normale. Sono andati giù, sono andati in portineria, e in portineria bisogna che fai la strada che fa il Cairo carcare. Sono andati loro, il guardiano ci ha aperto e loro a San Marco ci hanno aperto subito. No? Vanno dentro e ci dice Daniele, quello di Salerno, ma come mai è solo qua? No, c'è l'altro che gira in bicicletta ma adesso arriva. Quando è arrivato l'hanno preso tutti e due là ha chiuso in una, in una stanza, ha tagliato i fini del telefono, allora ci, ci ha avvisato noi. Noi eravamo l'ambrano dalle funivie. Anche là, quello lì di, di Diego, col guardiano, ci ha, si è messo d'accordo prima, ci ha lasciato entrare con i cari, avevamo tre cari, Siamo, sono andati dentro. 15 quintali di sale, a 20 kg le l'abbiamo messo di qua. Poi 10-15 scatole di, di pasta agnese, che una volta, te non lo sai che sei giovane, una volta la pasta agnese la mettevano nelle cassette e poi le eh, cassette di legno la legavano e poi c'era scritto di fianco, pasta agnese. E poi ci abbiamo portato via anche le marmite. Tutte e tre. E metteva male ma se siamo arrangiati. Poi siamo andati su, siamo arrivati su. È andato tutto bene. E come abbiamo cominciato a mangiare col sale. Viene su Casarino, che poi l'hanno ucciso, faceva la staffetta, dice. Da Savona hanno detto così che arriva un treno dalla Francia. Carico di, di radiotrasmittenti, eh, ottone, eh, piombo, tutta quella roba lì che va in Germania. Però nel primo vagone c'è tre, tre tedeschi e un marasciallo da San Marco, che era di Udine, e poi ti racconto. State attenti. Allora a, il treno parte a mezzanotte precisa da Savona. Allora Alfredo Basino a me mi dice vai giù prendi due cari con le mucche, passavamo dai da, da, contadini, sai ce le davano e siamo andati giù. E però abbiamo aspettato i loro che arrivano, sai, è stata una cinquantina. A mezzanotte viene il petardo. E Daniele di nuovo lì e Brico, vestiti da San Marco, arrivano, scendono giù a Sella, sai dove è Sella? Dopo il santuario, tra il santuario e Ferragna. feragna. Lì è un posto in mezzo alle montagne. Vanno giù, eh, i, i due San Marchi, vanno giù. Questo qua ci apre, mettono a parlare e poi di nuovo lì li chiudono dentro. A una, a, una, a una stanza, ho tagliato i fili del telefono e poi è arrivato il treno. Era l'una. È arrivato il treno, lì con noi, da su nei partigiani c'erano tre che erano, lavoravano nella ferrovia, lì a Savona, tra i quali uno grande, del 26 come me, aveva sempre una barretta in testa di cuoio dicevano che portavano i ferrovieri. Arriva il treno, ci, ci mettono i segnali, si ferma, staccano lo, 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 la, 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 il locomotore e lo portano nella, nella galleria lì al santuario. Ci sta fuoco la macchina, la bloccano, poi sono venuti su e hanno mollato giù tutti i vagoni. Meno il primo che c'era, tre tedeschi, e un maresciallo. Si vede che lì hanno han capito qualche cosa, i tedeschi hanno cominciato a sparare qualche colpo. E noi come, come cosa dovevamo sparare, sparare? Ma ogni tanto ce ne lasciamo andare qualche dono per far vedere, perché noi sapevamo che c'erano questi tre tedeschi a Marasciallo, erano di scorta al treno. Alle tre sentiamo che aprono il vagone. Sei vagoni avevano la, la rotaia lì che si apriva la, no, una fiancata di due metri. E escono tutti e quattro con le mani così, si sono arresi. Allora siamo andati là, li abbiamo legati con le mani dietro, a, a, a due metri, poi l'altro di nuovo legato, tutti e quattro figlio. Abbiamo scaricato il vagone, sai cos'era carico? Sigarette e salami, tutta roba che veniva dalla Francia. Cosa eh. ci facevate con quella roba lì? Eh, beh, eh, eh, beh, la mangiavamo noi, ma loro se la portavano in Germania, quei bastardi dei tedeschi. Eh, dopo hanno fatto, ci hanno fatto un processo, hanno, hanno segnato tutti e quattro, ci hanno fatto fare il fosso poi l'hanno fatto camminare lì e ci, ci hanno fatto una raffica, vabbè. Ma oh. quel, quel maresciallo di San Marco era di Udine. Fate il conto che quando ha visto che è così, che ha capito, si è messo a dire viva Mussolini, viva la Repubblica di Salò, viva il fascismo. Si è messo a gridare. Vabbè, e lì è finita. C'era il prefetto di Giusvalla era protestala lassù. I contadini ci dicono: "Se venite giù ci portate via tutto". Perché? Eh, perché era la, la, la messa nel magazzino, la, ci hanno mandati giù con tre carri ci abbiamo portato via 70 casse di liquore, 70. Tre sacchi di caramelle. Poi altra roba via, poi ci abbiamo portato via un fucile, la caccia, eh, tabacco, cartucce e tutto. Poi tu, con tre carri, sai, carichi così, di 70 case di, di, di roba, non siamo passati per, per, dal bosco, siamo venuti fatto giù Ponte in sai che è tutta stata asfaltata, eh, eh, Ponte in ferrea di Montenotto, poi della siamo avanti su. Arriviamo su al mattino, Fredo ci fa basino, tutto bene, sì. E vedete il sacco lì che è metà, un sacco di caramella era metà, poi capire, due o tre l'ho presa io, due o tre l'ho presa, se arrivata la su che ce n'era, messo un sacco o meno. Dice, non è per le caramelle, dice Alfredo. Se vengono dietro... I, le, i repubblicani dietro alle, alle caramelle alle, li, eh, vengono qua a, a distaccamento allora ha preso due e l'ha mandati giù ha detto e li voglio vedere tutti qua eh. portate qua il sacco con co, co, il coso delle caramelle poi c'era il fucile con le cartucce e 10 kg di, di tabacco di lì l'abbiamo portato via ma lassù su non ci è arrivato al campo. Beh, lì Alfredo dice ma il tabacco l'ha preso, il fucile dov'è? è? un assegno di 150.000 lire. Nessuno sa niente, si raduna tutti, nessuno l'ha preso, ma come l'ha ben caricato sul carro? Qualche duno sarà. Alfredo con quel capitano dei Alpini lì dice bisogna fare la guardia perché il tabacco se lo fumano sicuro. E difatti c'eravamo tre o quattro, eh, guarda, e c'erano quei tre lì, sempre gli stessi, partivano, dopo mezz'ora andavano nel bosco e fumavano. Andavano, freddo, freddo, così e così, vabbè. Adesso c'è da cercare il fucile e l'assegno. C'era un San Marco, che era con noi altri, che aveva la fidanzata in Lavagnola. Alfredo ci dice, ma dopo un mese, un mese e mezzo, ci dice, vorrei andare giù alla Vagnola ad, ad, perché ci una ragazza. E Alfredo ci dice, sì, ma do, fra due o tre giorni. Avvisa a Casarino, la vice dice: Ti senti, giù dovete fare la guardia a questo qua. Viene giù, lo porto giù io lo tenete e ci fate la guarda perché deve cambiare un assegno. Di fatti è stata così. È andato, dopo un giorno o due che era dalla fidanzata, è andato lì sotto i porci dalla banca di Novara a cambiare l'assegno. A Ponte in Vrea è stato un paese che i partigiani hanno sempre aiutato. Eh? Sempre il grano lo portavano loro a macinare e poi la farina la portavano loro lì a Montenote perché noi non potevamo andare là. Allora viene su uno di Ponte in e dice, il comune lì ha preparato tutte le tessere da dare ai contadini che, portano, che ci portano il grano. Cosa abbiamo fatto? Alfredo dice, Basino, andate giù in comune e, e tizzi, bruciate tutto. E siamo partiti, eravamo un cinque. 5, andiamo giù, abbiamo portato un, 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 una mucca col, col carro, dice, se c'è delle corde, dei pali, picchi, dei teloni, sei teloni noi per fare la baraga, metteteci sopra. E l'abbiamo portato, l'abbiamo legato lì al cimitero a in Vrea. Andiamo giù, andiamo al comune, eh, facciamo ora di tutto, portato via tutto con delle CS tutti i documenti va a sapere se c'era scritto, portato la dieta al comune abbiamo dato fuoco. Alfredo Basino ci dice, però se volete andare a prendere qualche cosa lì nel bar, andate. Ma state attenti che c'è tre chilometri i giovani ci sono loro, eh, i tedeschi e i San Marchi. Andiamo lì nel bar, abbiamo preso un bicchiere, cosa abbiamo preso? Eravamo un cinque. A mezzanotte precise partiamo tutti eh, insieme. Quando andiamo dal cimitero, beh, lì, tre non arrivano mai. E beh lì cosa è successo? L'avranno preso. As abbiamo aspettato un'oretta, poi noi siamo andati, detto, magari eh, arriveranno. Sai cosa hanno fatto questi qua? Sono andati in una famiglia lì tra eh, Ponte Invrea per andare giù a Mioglia, c'è una villetta lì che c'era due sorelle, una aveva, uh, aveva due figli e l'altra no una bella donna, una bella figa, sai, erano di Genova, quella lì con i bambini suo, suo marito era andato in Russia, vanno lì e ci chiedono da bere, non so, lì che sapevano già qualche cosa, perché non come facevano. Quando lì, sai cosa hanno fatto? L hanno preso la, la, la donna con i due figli, l'hanno fatta andare nella camera, l'altra l'ha fatta spogliare nuda e se la sono chiamate tutte e tre. Nel giorno, eravamo su a prendere il rancio, messo giorno. Arrivano due di punti in via e dice, beh lì che bella fare Perché freddo ci dice cosa è successo. Hanno fatto un bel lavoro a portare a tutto, però quello che hanno fatto dopo in quella casa laggiù è proprio tremendo. Ma Fredo ci dice, stasera li porti un po' giù, vediamo cosa hanno fatto. freddo la sera ci dice, tutte e cinque laggiù. Quando siamo arrivati c'è una, una, una scala con 5-6 scalini. Siamo andati lì con la chiavato, poi capire, ci ha preso nella faccia. Ci hanno detto questo, questo è stato il primo che è venuto. E poi gli altri due. E poi più hanno voluto tutti gli ori che avevano. Bellino. E lì quelli di Ponte in vera dice bel lavoro. Allora cosa abbiamo fatto? Stati su, abbiamo fatto il processo. fatto il processo e questo qua della ferrovia che era il più dritto. Do, dopo due sere mi dice Alfredo, con altri due miei amici. Andate giù, c'è Cunio, che ci avevano ammazzato due fratelli al santuario. Alla, Lì a Sant'Ara Andate giù sotto i portici. Lui è lì che vi aspetta. Quando arrivate là, ci bindate gli occhi, lui ci spara. Di fatto, siamo arrivati là giù, ci ha sparato e è caduto lì, a terra e eh, l'abbiamo lasciato lì. Poi sono andato là da Vignolo e ci ho detto: C'è mica un pezzo di di cartone e la con un po' di pittura, perché? Eh, perché poi dopo, domani lo saprai, so, non ci ho detto il perché, no? E ci ho scritto, a tutti i partigiani che non fanno il suo dovere sarà fatto questa fine, se l'ho messo sulla schiena se ne siamo andati. E gli altri due, poi va bene. A Suchi se, se facevi qualche cosa, partivi, eh? Ma questo qua ce n'aveva già sulla schiena due. Una volta ai pori, una sera, sono andati di pattuglia là e, e si è messa a piovere. E c'è una casa lì, di contadini, e sono andati lì, hanno bussato e ci ha, ha aperto. stuomo, uomo. C'era la moglie con due figli. Questo qua, bravo, un bravo uomo. E io l'ho soltanto una sera, e poi sono stato io che ho scoperto tutto. Va, va lì e ci da, da mangiare, ci ha messo il vino. Quando va via, l'hanno lasciato andare a dormire perché lui ci ha detto il padre, adesso è, è l'ora che andate perché io domani mattina ho le bestie da curare, eh, se volete dormire nella stalla, dormite nella stalla. No, 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 andiamola sulla, sulla strada. Vanno via, quando hanno visto che sono andate via sono andate indietro e ci hanno portato via tutta la roba che c'era stesa. Sì, quelle calze di lana che facevano con la lana dei pecore, mali e tutto, ci hanno portato via tutto. Una sera mi tocca a me con le altre, vado là e si mette a piovere. Andiamo giù. Il padrone dice: Sì, sì, venite, però non voglio mica che fate quello che mi hanno fatto i vostri amici, perché cosa hanno fatto? È così, è così. Ma ti ricordi? Ce n'era uno grande che aveva una beretta in testa. E vado su e gli dico: Alfredo, guarda che è successo così e così. E ah, vabbè. Eravamo forse ai primi di settembre, erano 15-20 giorni che ero lì. Quei di stalla di San Giovanni, lì, che c'erano dei sapisti, non partigiani. Erano partigiani, però non andavano. E ci fanno sapere che c'erano i polacchi con dei cavalli. Che venivano dal fronte. Quelli di Corona gli dicono: Se venite giù alla domenica sera, sono tutti ubriachi e se li portate via. Allora, noi andiamo giù in, in, in cinque. E Alfredo Basino ci dice: Ma prendetene tre solo, tanto cosa ne facciamo. E a mezzanotte siamo andati là, eh, abbiamo preso, l'abbiamo segato e l'abbiamo portato su. E abbiamo fatto come. Come niente fosse, come fa qua che fossi venuto qua che avesse portato via la tua roba. Allora ero lì sopra, lì a Banin, tu sei dentro le a Banin, a Sissur, su facciamo 4 o 5 e stavamo là su. E alla sera se andavamo giù dove c'era il frantoio delle olive, che non macinavano, ci trovavamo lì. Mi ricordo questa qua, una affare importante, c'era un San Marco che voleva andare via da San Marchi. Allora l'abbiamo preso noi e l'abbiamo portato lì dove, dove c'era il frantoio. E ci portavamo da mangiare, povero Cristo. E poi lui voleva andare a casa. Andà ci hanno fatto fare... I dei, 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 dei pezzi, insomma, de del, del, de del scritto dall'ospedale che è tubercoloso, è andata a casa. Da sentire, ai 11 e 12 di, di, di ottobre, là su ci viene no, Alfredo, no, che vogliono, eh, gli inglesi vogliono buttarci giù de, della roba, no? Dice, alla Cascinassa c'è un campo grosso che ci abitava una donna con sette figli, una brava donna, e aveva un campo grosso. Andate giù e fate un L con la paglia nel campo. Era così. A mezzanotte arriva l'apparecchio e butta giù. Vede il, vede il segno, non lancio perché invece di arrivare. E gli inglesi e gli americani sono arrivati i tedeschi, hanno buttato giù le bombe, tanto bene che sono cadute di là da, da, dalla sponda di là, che ci arrivano con la donna lì con i bambini. Vabbè. Dopo due giorni viene il rastellamento. Là viene il rastellamento da noi, hanno bruciato tutte le baracche e tutto. Arriva, arrivano gli inglesi e buttano giù. I paracaduti con la roba. Buttano giù i paracaduti e la, e la Repubblica ha preso tutto. Solo che un paracaduto è andato a finire dal cimitero a Montenotte, è rimasto su un albero sette giorni. E poi i contadini hanno fatto bene, si sono presi. Quando ammassò sei la l'ausilio dei gagiùi. Poi I samarchi sono andati fin alla ieri, fin da da che venivano a perché grave, i documenti che resta i documenti, gli altri lo avevano, io ho picciuto lo avevano tutti e due, allora non so, a guardia figo, così, va bene, e sono andati a picciarlo, invece ho offerto dei seitunli che poi eh, il giugno le lasciato con gli altri. Lì le ha ricercato i posti di blocchi che aveva il suo indirizzo, eh. Seitun e Nicolò. A sera, il 31 dicembre, è successo questo, del 1944. A Seia ben, i che poi a Seitun anche lì, ho, ho lavato i documenti, l'ampigè. A, a stessa sera, che l'ha massò. Sono andata a Cassù, E ho visto che se io andavo a messa di mezzanotte notte, quando sono arrivato in fondo, ho visto a, a Marchi che dice, abita qui un certo Saitone. E la donna che dice, no, no, no. Dice, no, gli altri sono andati, gli altri sono andati su, pensavano che sono usciuti. o saiu un lindi colo, o sentiu că sunt samarki, o să cați așa și două barcun de riaca, de riaca o gea în conta din lindi colava de pegue. e o lenea o sempre conta taca. de o să cați așa și două barcun de nu se un de riscă să e una barceleta, e fiu, mi vedi că vei alua. A domenica li ha messo un giorno e mi ha peggiore rivo i San Marchi, rivo i San che anche i Basili con gli altri. E voi subito che dice questa cerca, è disalda. E disarbe, eh? ah, siamo scappati. Eravamo siamo all'altare, però siamo scappati, no, se ci tenete convogliati, ci siamo volentieri. Sì, sì. Però con il capitano di Alpine che vi spiega con le ali di dice che A me non mi danno tanta fiducia questa qua. È meglio, è meglio che li, 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 li teniamo sott'occhio. Tutta la settimana giavano in giro, è tutta la settimana. La domenica a mezzogiorno prendono l'orancio alle tre non ci sono più, sono spariti. Allora due di qua e due di là non li abbiamo più trovati. E lì sono venuti su e hanno fatto, erano due spie, di, di loro eh. Di controllato tutta la faccenda e dopo due giorni di rastalamento. Mi ricordo che pioveva sai, abbiamo abbandonato tutto e, Abbiamo preso un po' di coperte, se siamo ma puoi capire che quando, quando muovi l'acqua passa subito, sono stati due giorni sotto l'acqua. È lì a un chilometro, eh? de, de, sempre nei boschi, è andata bene, poi si sono ritirati. Ricordo che voi quando andavi di pattuglia, perché andate tre volte alla settimana di Pattuglia. Eh? Se di pattuglia 24 ore, eh. per esempio andavi di pattuglia distante un'ora, due ore, uno veniva a prendere da mangiare a mezzogiorno e poi veniva a supporto da mangiare per gli altri due. E... e poi quando eri là, cosa vuoi Sai, con, con gli altri beh, stavi lì, ti lavavi, lavavi, avevamo messo un tubo con l'acqua andavamo là a lavarsi sotto. E passavi il tempo a quel modo lì, la me in mezzo ai boschi, caro te, è eh, crudo, sai? Poi alla sera magari ti toccava andare a fare piantone a al tuo distaccamento. Allora ne prendevano due, uno sopra, dove c'era la strada, e uno laggiù, e stavi lì due ore, due ore per uno. Quando andavi di pattuglia stavi più bene, perché andavi in un posto dove passava, magari a Ciandibuschi, per andare a in Vria. Di là, sai, tutti i giorni vedevi dalla figa, e, sai, quando sei giovane sai anche te. Una volta è passato uno, Balla, andava a portare il latte e ci abbiamo detto... Ce l'ho porti in fiasco di vino, ci abbiamo dato i soldi, carote, poi l'abbiamo bevuto tutto. Io non tanto perché mi tenevo, ma gli altri due, se si sono fatti una spogna, poi a, 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 alla sera quando sono venuti a darci il cambio, siamo arrivati alla ferriera lì e beh, gli altri due non ce la facevano più, siamo messi a dormire in un baraccone lì. Sopra le buche. e al mattino siamo andati su, quando siamo arrivati su Alfredo Basina dice ma come mai che è arrivata adesso, eh, come mai? È andata così e così, abbiamo dato i soldi a una donna, ci ha portato un fiasco di vino e l'abbiamo bevuto. Belli. Io avevo 18 anni, ero uno dei più giovani perché... Era del primo scalione del, del 26. Gli altri magari erano un po' più vecchi di me, ma la vita era dura, sai. Una volta ancora questa qua, poi c'è più Berlino. Lì a, a Montanotte tutte quelle cascine che c'è, tutte lì in giro, sono tutte dalla fiume di Feragna. C'aveva 50, dicevano. Dicevano eh, che era padrone di 57 cascine, la ferragna. Tutte le, Di lì andare fino là giù, sotto parete, tutte le cascine erano della fibra de, della firma de ferragna. Allora, Fredo dice, date a sentire, andate giù in ferragnetta, Andate giù cinque, dovete venire su con cinque bestie. Quando arrivate dalla castagna grossa, la castagna grossa era, era stata a un metro di circonferenza. Di lì vi segnate le cascine che dovete andare. E lì siamo andati. Io e un altro siamo andati in quella più grossa che ci hanno segnalato di prenderne due. E poi uno per cascina. Fredo ci dice, però fate furbi. State attenti che non deve uscire nessuno di in casa, eh? mentre che siete lì. Allora arriviamo lì, sono eh, state le sette di mattina, sette e mezza. Non, dove siamo andati io e l'altro? Dovevano darcene due. Eh, entriamo dentro e fa, buongiorno, e eh, dice, cercate, è eh, così, così, perché ci dia due bestie. E chi siete? Siamo partigiani, dobbiamo mangiare anche noi. Eh, e dice, ma io ce l'ho delle bestie, ce ne ho otto, però una che è fresca dell'altra, l'altra deve avere il corso, ma allora lei non ce ne vuole dare. Noi abbiamo l'ordine, qua ce l'ha ricevuta, il comitato di liberazione è già fatto, allora, quando ha visto che è così, ci lasciamo, sai, la ricevuta aveva un coso. Andiamo nella stalla, quella lì non te la vuol dare, quella lì nemmeno. Io ho preso un bel toro, sei un maschio, me lo sono slegato. E poi l'altro ci hanno dato un'altra vecchia. E si dovevamo trovare tutte e cinque lassù, dalla Castagna Grossa. Cosa vuoi, lì fai la guardia? Sì, ma di lì è scappato uno di quei ragazzi lì, è andato a avvisare la Repubblica. Fortuna che siamo arrivati tutti e cinque lassù con le bestie. Siamo arrivati lassù con le bestie, quando eravamo lì, per mettersi di nuovo a partire, arrivava delle raffiche, che erano te. Ma però le bestie le abbiamo portate tutte e cinque lassù. E lassù poi la, si, si macellavano e mangiavi, eh? E meri.